Amici telespettatori, benvenuti nella Casa Comunale della città di Castellammare di Stabia. Qui, tra poco, avrà inizio la conferenza stampa di presentazione dedicata al turismo, ai nuovi servizi veloci con Napoli, Ischia, Ponza e Ventotene, le isole Pontine. Ascolteremo i protagonisti su questa iniziativa che valorizza il nostro territorio. Buona visione! Un momento dedicato alla promozione turistica qui nella Sala Comunale. Siamo con il sindaco Luigi Bobbio. Le porte del mare rappresentano il biglietto da visita vincente per ogni territorio.

all'arrivo delle grandi navi da crociera a Castellammare che richiede ovviamente essendo un'organizzazione più complessa dei percorsi un po' più articolati, eh, questa è la prima iniziativa, eh, prima speriamo di, anzi sono convinto di una lunga serie, per cominciare a fare e reale effettiva e reale movimentazione turistica partendo dal territorio di Castellammare. Noi per definizione e la mia amministrazione sta puntando su questo con grande decisione, siamo eh, la naturale, il naturale porto, la naturale porta di accesso dal mare. A un territorio che è estremamente vasto ed estremamente attraente dal punto di vista turistico, con delle potenzialità gigantesche, a partire dalla stessa città di Castellammare. Se solo si considera che Castellammare come città per troppi anni di fatto sottratta al circuito del turismo, circuito nel quale la vogliamo riportare, può offrire agli turisti e quindi alle presenze turistiche che speriamo di attrarre presto e assai numerose, eh, bellezze incomparabili dal punto di vista del mare, delle terme, dell'archeologia. Dell gli scavi archeologici del monte, la montagna del monte del Faito, insomma, una potenzialità. Ma la cosa ancora eh, da sottolineare, come dicevo prima, è che siamo la naturale porta di accesso di una. Non solo da fuori dal mare a un territorio che sta ai nostri fianchi, alle nostre spalle, che va da Pompei a Sorrento eh, fino a... all'intera metà della provincia di Napoli potremmo dire, se non di più, eh, ma siamo anche il naturale accesso al mare di un territorio enorme, con una eh, popolazione di quasi un milione di abitanti che va anche in questo caso come residenti dalla penisola sorrentina fino ad Ercolano, fino a Portici, fino a tutta la zona. Del Nolano, fino ai paesi Quindi noi ci candidiamo con questa iniziativa a eh, affiancare Napoli offrendo a un'utenza potenziale vastissima una possibilità di movimento sul mare, di accesso al mare che fino ad oggi non ha avuto con un'infinità di disagi in meno e con delle grandi potenzialità in più. Sindaco con la fruizione delle perle isolane pontine che rappresentano un valore aggiunto per i tesori archeologici storici che custodiscono? Sì, eh, infatti la, prima, la linea che parte quest'anno, e di questo ringrazio non solo ovviamente il Presidente dell'autorità portuale, l'ammiraglio D'Assatti, e il Comandante del porto di Castellammare, Giuseppe Menna, eh, ma ringrazio ancora il Comandante Raffaele Aiello, eh, l'amministratore della SNAV, che ha creduto in noi eh, e col quale abbiamo collaborato in maniera forte e altamente sinergica per arrivare a condurre in porto questo primo risultato. È un primo punto, è un primo passo. Eh, partiamo. Con con il collegamento per le pontine, eh, ma io sono convinto che riusciremo rapidamente a avere in piedi anche il collegamento per le, per le olie. La cosa importante di primo, questa prima tratta, che eh, parte già da, da questo fine settimana, è che sul percorso, e quindi di fatto inseriamo nella tratta, avremo anche fermate partendo da Castellammare sia a Napoli che a Ischia, consentendo quindi anche il turismo sia del weekend che per l'intera settimana per tutti coloro, ripeto, abitanti residenti nella provincia di Napoli intesa nel suo complesso eh, ritengano e sono sicuro che saranno tanti. molto più comodo partire per Ischia o per le Pontine o per Napoli da Castellammare che non dover raggiungere Napoli, peraltro eh, avendo strutturato eh, come amministrazione una sinergia con una serie di realtà imprenditoriali del territorio. Se solo si consideri che chi si imbarcherà da Castellammare, ripeto, per Napoli, per, le, per Ischia o per le Pontine, potrà eh, agevolarsi di una possibilità di parcheggio per 24 ore eh, a una tariffa assolutamente concorrenziale, cioè addirittura 5 euro, quindi credo che questo rappresenti un valore aggiunto anche per i turisti. Grazie a lei. di ospitare il Presidente dell'autorità portuale Luciano D'Assatte. In questo momento importante per le vie del mare, siamo in un momento di grande fibrillazione, ma ci sono dei risvolti positivi che partono da questa conferenza stampa, con dei collegamenti veloci che fanno scoprire perle isolane veramente incantevoli. Intanto non di onore, se io sono qui è per perché Castellammare rientra nell'ambito della giurisdizione dell'autorità portuale di Napoli, siamo veramente molto ben collegati dal punto di vista mentale delle fantasie e delle intelligenze, e quindi è una cosa naturale essere qui oggi per la presentazione di questa linea, ne stavo parlando poco fa con altri colleghi, e la semplicità la immediatezza, la deburocratizzazione de della questione ha portato a questo risultato. Eh, se un imprenditore dice ho quest'idea, eh, l'idea se lui l'ha pensata vuol dire che è anche fattibile per una elevata percentuale, eh, chi amministra, chi lo ascolta, se lo sa ascoltare, eh, trova le soluzioni per ogni, per ogni cosiddetto intoppo. E intoppi non ce ne devono essere, il problema è tutto lì non creare intoppi inutili e eh, contrari al buon senso. Questo è avvenuto con una semplicità disarmante l'armatore si trova nelle condizioni di rischiare perché è un suo rischio di impresa quello di inventarsi una linea e provarci, eh, l'amministrazione eh, non può che metterlo nelle condizioni corrette giuste eh, per poter operare. Antonio Corbo e il mare, dal pallone un volo pindarico verso queste prospettive, con questa conferenza stampa che vuole valorizzare il turismo in questa zona ad alta vocazione. Sì, non solo valorizzare il turismo, ma qua. È un cenno di rispetto proprio alla città di Castellammare che è una città di mare e quindi è giusto che abbia un porto valorizzato, un porto che abbia tutte le funzioni e i servizi e i vantaggi di un porto e quindi questo credo che sia l'inizio di un progetto importante che vedrà la SNAV al centro di un programma e quindi di collegamenti sempre più numerosi ovviamente credo dall'anno prossimo. Antonio, non possiamo non approfittare della tua valenza giornalistica nel settore calcistico per dire che Castellammare Mare è anche approdata la Serie B, quindi dal mare azzurro al campo verde del menti. Allora, una tua opinione? Beh, io spero che la USA abbia vada sempre più avanti, che abbia trovato finalmente equilibrio ad un assetto importante, che non sia una meteora nel grande calcio e che spero che stabilisca dei contatti migliori con il Napoli, ma questo dipende dal Napoli perché è giusto che le squadre campane facciano lega. Ti